ragazzi, sono veramente euforico. Inizio il video citando i grandi perché effettivamente sì, sono piuttosto euforico. Grazie all'iniziativa Built with Bosch sono diventato un Bosch Angel, niente meno, e ho la possibilità di testare un prodotto di altissima fascia e di condividere con voi le mie impressioni. Questo non è il primo prodotto Bosch Professional che possiedo, anzi, ho già diversi. Un seghetto alternativo, una circolare e più recentemente il mio banco sega. Tutti utensili che si sono rivelati essere ottimi alleati in laboratorio, tenendo poi conto che io più che altro mi diletto nella falegnameria, è sicuramente un hobby. La circolare ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, il banco sega è un acquisto recente e per adesso mi sta piacendo molto. L'utensile al quale per adesso sono più affezionato è stato questo seghetto alternativo, un GST90E. Mi ha regalato grande soddisfazione, ci ho tagliato veramente di tutto, ci ho fatto dai cabinati ai taglieri, ai tavoli, anche con curve parecchio strette. Ma veniamo a noi! Eh sì, è arrivata una bella scatolina. Ma cosa c'è qua dentro? Troviamo il GSA18V32, che adesso andiamo a vedere insieme. Trattasi di un seghetto universale, sega universale, c'è chi lo chiama anche gattuccio, alcuni chiamano il seghetto alternativo gattuccio, noi la chiamiamo sega o seghetto universale, per non confonderci. È appunto contenuto nella L-Box, che sono queste scatole prodotte similmente da altre marche, anche la Festool con il suo sistema sustainer equivalente, sono impilabili, ovvero possiamo infilarle, agganciarle l'una all'altra e crearsi sostanzialmente dei mobiletti che possono anche essere trasportati con l'ampliamento tramite ruota. Ma che cos'è un seghetto universale? Andiamo ad aprire. Il kit, come vedete, viene fornito completo di tutto. C'è ovviamente la sega universale in sé, ci sono non una ma due batterie da 18 volt e un amperaggio di 5 con indicatore luminoso della carica. Abbiamo il piedino della sega universale, il massiccio carica batterie e vengono fornite insieme al kit due lame, dentro una comoda custodia di plastica, una Progressor Wood Metal, quindi sia per il legno che per il metallo, e una Endurance Heavy Metal, che dal nome ci fa già intendere essere una lama di grande durata per i metalli, per le lavorazioni col metallo anche un pochino più aggressive. Prime impressioni che ho avuto aprendo questo utensile: Bosch mi ha già informato di una cosa che comunque è molto chiara, questo è un utensile di altissima gamma, sia come prestazioni, sia come prezzo che target utilizzo, quindi è pensato per professionisti e vista la natura della sega universale in sé, soprattutto per lavori quali demolizione e rifacimento di infissi, di pallet, lavorazioni idrauliche, insomma, lavori piuttosto pesanti. La sega dà un'idea di stabilità veramente alta, complice il peso a vuoto, cioè senza batteria, che è di 3,5 kg, che supera i 4 kg a batteria montata, circa 4, dovrebbe essere 4,1 kg, 4,1 kg. Da questo si intende che non è troppo pensato per l'utilizzo a una mano,
Io sono abbastanza robusto, ma insomma tutta la giornata così sicuramente l'avambraccio ne risente. È un utensile pensato per l'utilizzo a due mani e mi raccomando, sempre con le giuste dotazioni di sicurezza. Guanti. E da qualche parte c'ho anche gli occhialini, eccoli qua, occhialini. Per utilizzi prolungati anche parorecchie e sarebbe dopo anche la mascherina. La batteria, come avete visto, si monta molto semplicemente, è uno slide all'interno della sede, si blocca molto bene e non balla neanche, è veramente fissata a fondo. L'unico modo per tirarla via è per me sulla switch apposito. Da questa parte la batteria rimane libera per l'ispezione a livello di carica, basta premere per vederla. Ho qui sotto mano sul mio cellulare un PDF informativo sull'utensile, interessante, che ce l'ha tutti i dati in maniera più semplice che sul manuale. Devo dire che il manuale è ricchissimo e c'è tutto quello che serve, ma non mi è piaciuto tantissimo. È un manuale piuttosto spartano, ci sono tutte le informazioni che ci servono, ma non sono facilmente fruibili, mancano degli schemi tecnici con la descrizione dei pezzi. Poco male, Bosch mette a disposizione dei PDF che possono essere fruiti molto più semplicemente e che ci permettono di vedere nel dettaglio rapidamente le informazioni principali. Allora, leggiamo un po' di dati. Batteria abbiamo detto da 5 A. Uno dei dati strabilianti è la lunghezza della corsa della nostra sega universale. Il movimento che compie avanti e indietro la sega sulla sua sede e sono 32 mm. L'azione di taglio vuol dire che è molto aggressiva, ci permette di lavorare con una certa velocità. La velocità è regolabile tramite una semplice rotellina, i cui valori vanno da 1 a 6, esattamente come capitava il mio tanto amato seghetto alternativo. Un'altra cosa che possiamo settare è il livello delle oscillazioni della lama. Anche questo è un aspetto che non mi è nuovo ed era sempre nel mio tanto amato seghetto alternativo. I valori vanno da 0 a 2 e si possono gestire molto facilmente con questa rotella di dimensioni generose, comoda se avete magari dei guanti spessi durante una lavorazione magari in cantiere. In ogni setting devo dire che la cosa che per adesso mi ha colpito di più in questo unboxing sono il livello di vibrazione. Setto al massimo le oscillazioni e al massimo la velocità. Ma montiamo il piedino, che si monta a clic molto semplicemente, e possiamo regolarne la profondità tramite un tasto. E la lama. Vi parlerò breve del sistema di montaggio della lama. Anche con tutto montato le oscillazioni sono veramente minime, ottima cosa soprattutto per gli utilizzi prolungati, visto che è un utensile pensato per il lavoro professionale. Abbiamo davanti due LED che ci permettono di illuminare meglio la zona di lavoro e, come vedete, anche se abbiamo già impostato velocità e oscillazione, possiamo comunque avere un ottimo controllo sulla velocità di esecuzione del lavoro. L'interruttore, molto largo e comodo e dotato di sicura, infatti, ha una corsa che non è 0-1, ma ha diversi valori in mezzo, che variano a seconda della pressione. Una pressione minima, come vedete, farà appena muovere la lama. Al massimo, invece, effettua il massimo dei valori impostati. Il montaggio della lama, vi dicevo, questo è un sistema Bosch, che è l'SDS. Indovinate dov'era? Nel mio seghetto alternativo. Abbiamo la linguetta del sistema SDS, che è molto più grande, e questo ci permette di cambiare lama rapidamente anche con dei guanti di protezione piuttosto ingombranti. Infatti basterà spingere qua per togliere la lama. Inseriamo la lama in sede e moliamo, e la lama è montata, non va da nessuna parte. Anche il piedino, come vi dicevo, è regolabile, non solo nell'inclinazione, ci permette di appoggiarci perfettamente alla nostra area di lavoro, ma anche nella profondità tramite un pulsante piuttosto duro, devo dire questo, e non molto grande, quindi probabilmente più faticoso da gestire con dei guanti, e tenendolo tenuto a fondo ci permette di estrarre completamente il piedino e inserirlo
al livello più basso, che è questo. Quindi non è un utensile per le piccole lavorazioni, non è un utensile sicuramente per i lavori di micro precisione, anche se nella sua categoria Bosch afferma essere uno dei sistemi più precisi. Lo vedremo nelle prove dei video successivi, ma per adesso sono molto fiducioso in quanto, come vi dicevo, le vibrazioni sono praticamente nulle. Il motore è completamente brushless, quindi senza spazzole. Vi metto un link di Wikipedia nella descrizione per approfondire l'argomento, che è interessante, ma questo sostanzialmente si traduce in una migliore autonomia, una vita del motore decisamente maggiore e un'erogazione di potenza al pari delle dimensioni migliore. Quindi gli strumenti con motori brushless, ovviamente qual è il pro, il contro? Un prezzo più decisamente più alto, e non si parla di giocattoli. Il caricabatterie, dimensioni molto generose. A livello puramente meccanico non mi ha fatto un'impressione favolosa. La plastica è molto più sottile, è molto leggero e, anche se sono facilmente integrabili, mancano dei piedini di gomma. Quindi sul legno la presa è abbastanza buona, ma in realtà tende a ballare abbastanza. Ma invece a livello di prestazioni non si scherza. Ha un output variabile dai 14,4 volt ai 18 volt ed eroga la bellezza di 8 ampere. Tutto trova il suo degno alloggiamento nella Hellbox, bella robusta, nel quale possiamo riporre comodamente ovviamente il nostro utensile, il quale però purtroppo dobbiamo rimuovere completamente il piedino, anche se impostato al minimo non è possibile inserirlo dentro il suo alloggiamento con comodità, così al contrario, quindi figuriamoci. Quindi no, possiamo però montarlo con una batteria, questo è comodo. I vani batteria sono qua, quindi a batteria montata possiamo effettivamente portarci dietro tre batterie, una montata sull'utensile e due nei nostri vani. Il vano per il caricabatterie, e il nostro vano per le lame, che è abbondante, quindi in realtà secondo me possiamo metterci anche qualcos'altro in mezzo se ce ne abbiamo la necessità. Bene, per questo unboxing è tutto, spero vi sia piaciuto, il mio primo unboxing in assoluto, e vi aspetto per i prossimi video nelle settimane seguenti, in cui testerò prima di tutto la forza brutta di questo bisonte. Ciao!